Ok. Bene. Ok, possiamo partire. Bene, buonasera, siamo in onda, speriamo che ci sentite. Se c'è qual potrete, per chi non sente bene, la qualità a Facebook si può regolare, quindi mettete una qualità più bassa. Siamo in un'intervista fantastica con Sergio Audasso, che è in linea per telefono, che adesso vi presento. E quindi è un progetto dell'Istituto Mondiale dell'Intelligenza Intuitiva che intervista, collega tutte queste scienze complementari a livello europeo per il momento. Quindi ci sarà adesso una presentazione online su come stimolare la mente quantica con NEST, Neurobical Sonic Training, che adesso Sergio Audasso vi spiegherà. Quindi utilizzo delle frequenze su base di 432 Hz per preparare la mente per agire quantisticamente. Quindi i temi di cui parliamo da tanto tempo, dove tutti vogliono entrare in questa autodeterminazione, in questa chiarezza. E quindi oggi faremo anche una serata introduttiva al corso online ed esperienziale che stiamo offrendo. Dopo metterò il link su questa pagina e dove potrete vedere poi tutte le informazioni. Ci sono tanti altri docenti a livello europeo che collaborano. Ecco, questa è un po' l'introduzione. Adesso vi faccio sentire la voce di Sergio Audasso. Buonasera Sergio. Buonasera, buonasera. Ti ringrazio della tua disponibilità. E se tu presenti un po', ti presenti un po', io nel frattempo metto tutti i link che devo mettere per così scrivo delle informazioni in rete. Prego. Chiedo scusa perché non mi si vede, ma ho avuto dei problemi tecnici proprio oggi dal caldo e quindi ci sono state problematiche tecniche. Bene, però ci siamo. La gente che vuole ci vede lo stesso. Prego, se ti vuoi presentare un momento, io intanto faccio un lavoro tecnico. Prego. Allora, per chi non mi conosce, come c'è scritto lì, mi chiamo Sergio Audasso, mi occupo di neuroscienze, in particolare quelle comportamentali e sociali, e utilizzo molto anche le frequenze sonore, quindi non solo il dialogo, ma anche le frequenze sonore. Quindi il progetto NEST è un progetto che vede l'utilizzo di frequenze soniche e infrasoniche per stimolare processi mentali e cerebrali al fine di poter aumentare la performance mentale. Quello che poi vogliono tutti, no? Esattamente, esattamente. Questo serve proprio per lavorare su alcune tematiche dirette, vuol dire sviluppo della memoria, vuol dire aumento dell'autostima, aumento della propria capacità mnemonica, aumento della propria capacità di controllo dell'ansia, di gestione dell'ansia. Insonnia, contro l'insonnia, tutte le tracce lavorano su una problematica specifica e vanno a risolvere quella problematica. In più mi occupo, facendo dei corsi proprio di neuroquantica evolutiva, dando la possibilità alle persone di riconoscere in se stesse, anche tramite lo stimolo delle frequenze, nuove potenzialità legate alla universalità quantica e quindi utilizzare gli aspetti quantistici di ciò che ci circonda.
lui intervenire sull'ambiente, verso l'ambiente, con gli aspetti quantistici. Grazie, volevano vedere la tua foto, l'ho mostrata, perché alcuni l'ho fatto per sì. Carmen, che ha chiesto, facci vedere chi è Sergio, chi è? E l'ho mostrato. Bene, dunque Sergio, tu hai un telefono IP, no? Quindi se tu non segui adesso la trasmissione, il tuo audio migliora. Il mio audio migliora. Penso che se guardi al computer anche la trasmissione, che non è necessario, il tuo audio migliorerà un po'. Quindi poi leggo io il chat, quindi puoi chiudere poi la trasmissione, che poi... poi tanto sarà registrata, potrai vederla. Bene, bene. Ok. Bene, dunque sappiamo il sonoro, no? Se parliamo un po' del sonoro, che influenze ha? Sappiamo che i Beatles, i grandi musicisti, che il suono in tutti i suoi aspetti ha una grandissima influenza sul corpo, sulla mente, sulla natura, che in fondo noi siamo vibrazioni, che quindi anche la materia è una somma di vibrazioni, no? E quindi sappiamo che anche dalle ultime scoperte della scienza, che poi è natura, che il suono è qualcosa di molto importante. Cosa hai sviluppato tu in particolare? Cioè, che tipo di non so, li chiamo suoni, o che tipo di vibrazioni o suoni, come sei arrivato a sviluppare questo, perché hai cominciato a fare questo lavoro? Sì, ti ringrazio della domanda, è una domanda stupenda. Allora, quello che mi differenzia da altri che studiano il fenomeno dei suoni binaurali, cosiddetti, in quanto suoni che agiscono con dei battimenti, vengono chiamati così in quanto suoni diversi per due canali, sinistro e destro, per coloro che fanno suoni binaurali, cosa mi differenzio? Mi differenzio per aver elaborato un sistema trifase. In poche parole, nelle tracce che vado a creare, anche sotto forma di richiesta personale, quindi per coloro che hanno bisogno di qualcosa di specifico per loro, direttamente personalizzato, e non solo, anche quelle generalizzate, come ho detto prima, lo sviluppo della memoria, eccetera. Queste sono tracce trifasiche, in quanto hanno delle modalità che sono differenti dal resto, cioè c'è una traccia che è udibile, leggermente udibile, una traccia di frequenze binaurali lievemente percepibile, e una traccia invece di frequenze binaurali infrasonica, cioè non udibile. La appena percettibile e quella infrasonica non udibile vanno a richiamare, da un punto di vista di stimolazione degli ioni a livello cerebrale, delle connessioni del cervello, a stimolare memorie ancestrali di quando si è sviluppato il cervello stesso nel grembo materno. Quindi l'effetto della trasmissione del messaggio frequenziale è maggiore e più profondo, in quanto va a richiamare memorie ancestrali di quando si era nel grembo materno. Questa è la novità assoluta di quello che viene fatto, di quello che elaboro. Queste tre frequenze binaurali a livelli diversi. Wow. Quindi ho un aumento allo stimolo, e il risultato ovviamente è maggiore nel più breve tempo possibile. Quindi faccio delle tracce che durano anche poco, non serve stare tantissimo, ma già 7 minuti di una traccia permette anche di stare due o tre giorni con l'effetto che la traccia può dare, cioè una traccia sulla motivazione, che a qualcuno ovviamente dipende sempre dalla costituzione della persona, quanto questa persona è aperta, quanto questa persona ha meno sovrastrutture, ma questa, quando alcuni, moltissimi, quando fanno questa traccia qua, ha una durata media di 3-7 giorni, 7 minuti di ascolto.
Quindi ha sviluppato, cioè, come un'attività specialistica, specializzata, per l'individuo, perché ognuno ha delle frequenze diverse per sviluppare appunto tutto quello di cui hai detto, penso tante altre cose magari che non si sono ancora scoperte, che poi con l'esperienza si scoprirà. Ecco, quindi non è solo un fenomeno individuale, ma ci sono anche, penso, frequenze che hanno a che fare, non so, con una famiglia o con un gruppo o con una città o con... E quindi cioè penso che non solo lavori a livello individuale, ma lavori anche con gruppi, e questa è l'esperienza che faremo Sì, prossimamente. esatto. Il 6 agosto faremo l'esperienza anche di lavorare in gruppo, dove queste frequenze verranno ridistribuite nell'etere e saranno udibili a tutti coloro che parteciperanno a questo incontro, e sarà un incontro di relazione con la parte più interiore di sé. In effetti, quello che è l'aspetto che si può andare a fare in questo incontro collettivo è quello di entrare maggiormente in relazione con il sé profondo e migliorare gli aspetti di intuizione, diminuendo, almeno nella fase di allenamento, mentre si ascolta e si farà l'esperienza, della parte della corteccia cerebrale che impedisce lo sviluppo dell'intuizione. Quindi lavoreremo molto sul distacco delle influenze di elaborazione cognitiva, cosiddetta, per poter meglio dare la possibilità a ciò che sono le nostre potenzialità latenti di poter emergere. Quindi poi anche lavorando insieme, sto mettendo il link sul tuo sito anche, no? Sulla tua pagina. Quindi poi lavorando insieme, se io riesco a scoprire qualcosa, se in me si attiva qualcosa, il vicino o chi è in questo gruppo riceverà più impulsi e quindi più possibilità anche di riconoscere, Esatto, no? anche se c'è, qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, ma lo fai a distanza, il gruppo è distante, le persone non sono magari neanche nella stessa città, ma questo da un punto di vista quantistico non ha nulla a che vedere, anzi non crea nessuna difficoltà, in quanto proprio perché si entra tutti sulla stessa frequenza e tutti sulla stessa lunghezza d'onda, questo fa effetto invece di amplificatore, di amplificazione dell'idea. E quindi entrare in rapporto con sé, entrare in rapporto con l'aspetto intuitivo di sé, darà a coloro che parteciperanno un senso di appartenenza di gruppo in quel momento, che a pioggia potrà ricadere sul territorio intorno a loro, potenziato, ecco. E quindi poi l'esperienza, cioè in fondo, cioè le vibrazioni anche dei pianeti, della musica, dell'arte, dell'aria, cioè lì non ci sono confini, quindi facendo il corso online magari è più facile perché ci sono meno disturbi, ognuno un po' è nel proprio, è un po' nel proprio ambito e quindi riesce più a seguire queste vibrazioni, no? Esattamente, esattamente. Nel proprio ambiente riesce meglio a sentire, a capire, a vivere già essendo in una condizione favorevole di ascolto, riesce meglio a percepire anche le frequenze più sottili dei brani che si andranno ad ascoltare e a vivere a livello esperienziale. E questo lavorerà in base alla coscienza di ognuno, innanzitutto, ma allo stesso tempo, come uno strumento in un'orchestra, si creerà una sinfonia di frequenze personali e collettive che andranno a influenzare il campo anche intorno. Quindi permetterà a tutti di poter vivere un'esperienza che durerà almeno 2 o 3 giorni intensa, poi
ognuno avrà modo di elaborarla e farla propria per il resto della sua vita, ma che cadrà come fenomeno, come aspetto di forza e di risultato non solo in se stessi ma anche nell'ambiente circostante. Bellissimo. Dunque stanno chiedendo, Cam, quando farete questo corso, mi interessa. Dunque il link, perché al telefonino l'ho messo, è sopra di te, e quindi se cliccate lì poi ci saranno tutte le informazioni. Comunque vi faccio vedere adesso la pagina. Questo è il sito, appunto, una ricerca dove tantissimi, circa 18 docenti a livello europeo insegneranno, non solo italiani ma anche tedeschi, austriaci, francesi, no? Quindi faremo dei corsi solo in italiano, altri tedesco italiano, altri spagnolo italiano. Quindi questa ricerca, corso, è anche un po' inserita in un campo internazionale dove l'artista, lo scienziato, il direttore di istituti magari di terapie olistiche corporee insieme imparano un po' l'uno dall'altro e ci faranno vedere poi così un aspetto più profondo, più generale del campo della natura, dove inserire appunto questo aspetto di queste sistema di vibrazioni, di suoni, eccetera, le connessioni con l'arte, le connessioni con gli spiriti della natura, per esempio, con la genetica del territorio. Quindi questa ricerca in un contesto europeo che stiamo preparando per nostro interesse, per mio interesse, perché così ho contatto con gente fantastica come Sergio e quindi anche al vostro servizio per poter avere questa supervisione questo. Adesso Sergio, hai diversi tools per lavorare, ce ne descrivi magari qualcuno? Cioè un certo tipo di frequenza va bene per, o se fai degli esempi di come hanno funzionato queste frequenze? Sì, come uno dei casi è stato quello della body relax, che serve ovviamente per riuscire a dormire, rilassarsi, vincere l'insonnia e passare una buona notte che possa essere rigenerante. La persona ha descritto questa esperienza in modo bellissimo, nel senso che ha detto: non immaginavo mai di provare cose di questo tipo. Mi ha fatto molto piacere perché ha presentato anche una comparazione con un grande dei suoni binaurali, che è Rosolovsky, e ha detto: io ho usato spesso le sue frequenze, ma queste non hanno niente a che vedere, in quanto mi fa, già dall'inizio ha cominciato a farmi effetto ed è stato immediato. Ha detto: si è sentita tranquillamente scendere, sprofondare sempre più in una pace profonda, tanto che appena è finita si è tolta la cuffia, perché queste sono frequenze che si ascoltano in cuffia, e ha spento la luce e si è addormentata. Non solo si è addormentata, ma allo stesso tempo si è svegliata un'ora e mezza prima del suo solito, completamente in forze, rinvigorita, serena e con la consapevolezza di aver dormito molto bene. È una carica della giornata straordinaria. Questo me l'ha mandato ovviamente il giorno dopo. Un'altra persona, per superare gli esami universitari, per questa persona ho fatto un metodo di specifico, perché aveva delle problematiche, quindi abbiamo lavorato sulla memoria e anche su alcuni aspetti emotivi legati alla memoria, quindi su una faccia personalizzata. Mi ha mandato poi un post con WhatsApp dicendo: chiaramente fantastico, ho preso 30 elode con i complimenti del professore. Questi sono alcuni degli aspetti che sono avvenuti.
e quindi questo mi ha sempre più dato la possibilità e la volontà e il piacere di continuare su questa strada, calcolando che poi comunque le frequenze, anche se sembra all'inizio non far nulla, in realtà agiscono in ogni caso. Un altro caso eclatante è stato che un ragazzo aveva provato in una fiera, avevo fatto sentire la serotonina, una roba da 3 minuti, una traccia da 3 minuti e 58 secondi, questa, quindi 4 minuti al massimo, neanche 4 minuti, questa persona se n'è andata via dopo averla ascoltata, non avendo nulla, dicendo che non aveva provato nulla. Alla sera gli amici dicono: ma cosa ti sei calato che non ti avevo mai visto così allegro, così sereno, così amabile? E in quel momento si è reso conto che aveva ascoltato la traccia sulla serotonina, sullo stimolo della serotonina. Bellissimo. Questo per dire che in realtà è come portarsi dietro, è come avere una piccola farmacia. Usare delle frequenze ogni volta che se ne ha bisogno, si ascoltano, non hanno effetti collaterali e nello stesso tempo danno tantissimo e non fanno venire mal di stomaco almeno. Appunto, quindi queste sono le nuove tecnologie, il campo moderno, il futuro, e quindi siamo contentissimi, felicissimi che si sviluppano, che si... Adesso una domanda, tu ogni volta quando fai un'applicazione, non so come la chiami, tu impari sempre qualcosa di nuovo dalle esperienze, giusto? Certo. Sì, c'è un assioma che dice tutto ricevere, tutto dare e così tutto rinnovare. Nel momento stesso in cui io imparo qualche cosa lo metto immediatamente in pratica, lo sperimento subito e una volta sperimentato lo condivido più possibile con tutti coloro che fino adesso mi hanno seguito e che continuano a seguirmi e che mi seguiranno, quindi che potenzialmente potranno seguirmi. Per cui lo condivido con tutti. In questo modo che cosa succede? Succede che riesco a lasciare spazio affinché qualcos'altro entri, per cui non è, quando si condivide non è perdere qualche cosa, ma è lasciare spazio affinché qualcos'altro possa trovare posto per poter avere la sua residenza e allo stesso tempo, una volta stato lì per un po', ripartire per andare altrove. È bellissimo perché continuo a crescere grazie proprio alla condivisione e anche a persone come te che mi danno la possibilità. Infatti la frase che mi piace di più, più si dà, non quello che non si ha, ma quello che si ha, più si riceve, no? È la mia frase guida. Quindi siamo sempre in continuo entusiasmo di essere al servizio di noi stessi, cioè di sviluppare le nostre capacità, quindi essere al servizio di noi stessi, perché dando siamo al servizio di noi stessi, dando è un po' il nostro scopo di vita, e che quindi con la risonanza che riceviamo siamo felici. Quindi anch'io appena faccio una scoperta, adesso stiamo scoprendo delle nuove ghiandole col nostro lavoro, io subito lo devo raccontare, devo cominciare una sperimentazione, un gruppo, e quindi siamo quelli che dopo aver lavorato siamo felici e non stanchi. Questa la stranezza e la bellezza della cosa, anche perché se noi parliamo, abbiamo parlato di frequenza, abbiamo parlato di modalità di onde, anche l'aspetto quantistico è un'onda, anche l'aspetto quantistico permette nel mare delle opportunità e delle possibilità l'utilizzo di frequenze, perché ogni cosa ha una sua frequenza d'onda e non solo di particella come e ci illustra la fisica quantistica. Per cui nel momento stesso in cui si trasforma in onda, una particella diventa elemento di cambiamento totale e si può manifestare nella realtà in modo completamente diverso prima. E questo è essenzialmente importante perché dà la possibilità veramente di cambiare qualcosa nella propria vita. Bisogna ricordarsi che sì, le frequenze sonore, 432 Hz, eccetera. La nostra voce in realtà è una frequenza. Ogni volta che noi pronunciamo una parola, questa ha dentro di sé non solo una frequenza, ma anche una potenza ed è un'onda. Per
un'onda che si porta dietro elementi ionici, elementi quindi fotonici, quindi anche di forza luce, che fanno sì che intorno a noi tutto ciò che diciamo prenda forma. La nostra parola è una bacchetta magica. Ecco perché è importante, e lo vedremo anche durante l'incontro, l'utilizzo giusto delle parole che noi utilizziamo per non sabotarci continuamente, quindi per evitare di sabotarci, per evitare di bloccare quello che è non solo la nostra intuizione, ma anche la nostra crescita interiore, il nostro contatto profondo con il nostro interiore. Ecco, bellissimo. Questo è il mondo che ci piace, dove siamo in ricerca per sviluppare un po' l'umanità, le sue possibilità, e per me fare queste ricerche è importantissimo, perché studiare quello che hanno fatto gli altri è un conto, invece quello che fai tu fa sviluppare sempre, apre nuove porte, nuove finestre, una nuova scienza, nuove possibilità. E quindi poi penso che anche nel campo del lavoro, per chi impara a utilizzare anche queste frequenze, sappiamo che forse il 70% non lavora volentieri, no? È stanco o stanca quando torna a casa, quindi cambiando un po' questi atteggiamenti interni potremmo risolvere il grande problema di far tornare la gente dal lavoro più contenta, no? Certamente, certamente. C'è la questione che adesso ci troviamo in una condizione dove l'uomo, in cui l'uomo mai si è trovato. Ci troviamo in una condizione dove siamo soggetti alla costante lotta. È come essere sottoposti ad allarme continuo. Il nostro stato d'essere di questi ultimi tempi è come l'uomo quando si preparava ad andare in battaglia, o una cittadina, un villaggio era sotto assedio. Noi siamo così. Da qualche anno l'umanità, diciamo così, occidentalizzata, è sottoposta a questo tipo di attacco emozionale. Siamo talmente sotto stress e sotto attacco emozionale che è come se fossimo sotto assedio. E quindi tutte le problematiche, dalla sindrome metabolica alla difficoltà digestiva, all'aumento del diabete, all'aumento di patologie anche gravi, è legato al fatto che siamo sotto assedio e pronti alla battaglia. Costantemente, ci alziamo al mattino già pronti per combattere. Una volta non era così, una volta c'era l'assedio e durava qualche tempo, una volta c'era la battaglia e durava dall'inizio alla fine della battaglia, poi tutto tornava nell'equilibrio. Adesso no, il nostro nemico è invisibile, tutto invisibile, e per ritornare ad avere un equilibrio è veramente importante riuscire a dare e dire, importante dire nuovamente a noi stessi tutte quelle parole e quei gesti e quella musica, quelle sonorità, quelle carezze, che anche quelle sono frequenze, perché sono sempre biochimiche o bioelettriche, per poterci far star meglio. Quindi sempre di più, sempre maggiormente è evidente che noi abbiamo bisogno di questo, sempre di più. Quindi Carmen dice: no, la mia voce non mi piace, quindi, quindi... La voce personale non piace quasi mai a nessuno, in quanto la voce ascoltata dall'esterno noi la udiamo, quando sentiamo la nostra voce la udiamo con le orecchie, mentre quando parliamo la ascoltiamo per conduzione ossea. Bellissimo. Per cui la conduzione ossea, ecco perché l'aspetto dell'infrasonico è lievemente
udibile e leggermente percettibile la mia dell'elemento trifasico di cui dicevo prima, passa proprio per la conduzione ossea, e la conduzione ossea è proprio l'elemento fondamentale di quando eravamo nel grembo materno. Ma quando noi parliamo, come sto facendo io in questo momento, io sto ascoltando la mia voce tramite il mio elemento osseo, quindi tutto ciò che sono le mie ossa, quindi conduzione ossea, non tramite le orecchie. Mentre quando ascolto la mia voce registrata, sento con le orecchie, quindi non la riconosco. Come quando siamo davanti a una foto di noi stessi, non ci piacciamo molto, diciamo non sono venuto bene, eccetera. I bravi pittori una volta facevano sì, quando c'erano i negativi, stampavano il negativo al contrario, perché la persona, per fare il ritratto, si riconosceva immediatamente. Perché quando noi stiamo davanti allo specchio, la nostra immagine, che siamo abituati a vedere al circolo, è al contrario di come la foto ci fa vedere. Bellissimo. Quindi sono veramente illusioni percettive, estremamente importanti, ma reali, anche se sono delle illusioni, perché sono vissute in modo reale da ognuno di noi. Bellissimo. Quindi anche nei nostri corsi in tedesco sul manager dell'intuizione abbiamo anche una cantante che non canta così canzoni, è una cantante olandese, Sabine van Baren, che canta nelle chiese, nelle congressi, no? E quindi con le sue vibrazioni di voce ci insegnerà a ci farà capire anche altri aspetti di quelli tu ci stai parlando, che sono interessantissimi. Non lo sapevo questo, no? Bello. Sì, perché l'aspetto proprio vocale, eccetera, vibrazionale, passa attraverso le ossa. È per quello che ogni nostra cellula in realtà sente la musica, ogni nostra cellula in realtà percepisce l'elemento di frequenza sonoro. Ogni nostra cellula, tutto il nostro corpo la sente. Ecco perché poi le frequenze se sono molto udibili, sono frequenze che in fondo non si possono far male, nel senso che se c'è qualcosa che ci dà fastidio, il nostro corpo ce lo dice subito. Ci sono momenti in cui magari noi siamo abituati a sentire una nostra musica alla quale siamo molto legati, ma se la sentiamo per radio, il giorno lì c'è stato qualcosa di storto, non siamo nel modo giusto e la stacchiamo, non ci piace, ci dà fastidio. Perché tutto il nostro corpo, tutte le nostre cellule stanno vibrando a una frequenza diversa e quella non riesce a superare la barriera. Le frequenze invece, quelle più infrasoniche, quindi non quelle esclusivamente udibili, ma quelle leggermente percepibili, e le frequenze proprio a 432 invece superano questa barriera, essendo delle frequenze che danno la possibilità di entrare direttamente nei tubuli di recezione, dei recettori nervosi, e permettono quindi di dare un messaggio, trasmettere un messaggio con tutto l'organismo. Questo è estremamente importante. Quindi qualcuno ha detto, ma io ho paura di usarla perché mi possono far male. Nel momento stesso in cui tu ascolti una musica e questa una traccia e questa non ti appartiene, togli la cuffia, è impossibile tenerla perché il corpo dice no, questa no. Questo è straordinario. Quindi c'è una difesa profonda, quindi non si può sbagliare, se non è la tua traccia non la puoi ascoltare. E ovviamente c'è l'altro aspetto delle tracce infrasoniche che permettono, binaurali infrasoniche, che permettono di bypassare la resistenza minima, perché danno nuovamente un equilibrio. Sono due resistenze diverse, una si sta male, nel senso che dà veramente fastidio, l'altra c'è tensione che poi improvvisamente scusate l'uomo, sono malapropaico, ma era proprio per far capire che lasci andare, il corpo è come se andasse giù, ti lasciasse andare nuovamente a ciò che da tanto tempo non ha provato,
un po' di rilassamento e un po' di tranquillità. Wow. Ed è immediato. Prima dimentico, ciao Rocco, Monaco, Lori, ciao Lori, Matteo, e se qualcuno avesse dimenticato, scrivete, salutate perché anche le vibrazioni di questa trasmissione, anche i vostri commenti, i vostri saluti, interagiscono, no? Questa è un po' la mia specialità. Da 9 anni trasmettiamo quasi solo in diretta, perché la diretta, come dice, almeno se ho capito bene, ha un'altra dimensione, poiché la ripetizione è una ripetizione, cioè un video che è stato trasmesso in diretta ha vibrazioni diverse da quello che è stato semplicemente registrato, no? Questo è un po' anche il mio contributo a questo tema, no? Bene. Ah, allora, dunque, i temi di cui stai parlando, si potrebbe fare tutta una serie di relazioni, di ricerche. È interessantissimo. Perché in fondo la materia non esiste materia, tutto è frequenza, sappiamo che il ferro è una frequenza, la pianta è una frequenza, nella natura, cioè quello che noi vediamo come materia è perché sono frequenze che si sono materializzate per nostra comodità, no? Ci sei? Sì, Ah, sì, ok, sì. sì. Ci sono ci sono mi scappa un po' la lingua. Si sono desertificati, cioè hanno avuto densità. Hanno avuto la possibilità di diventare dense. Sono vibrazioni che sono diventate dense e noi per convinzione abbiamo accettato di vederle così. Quindi anche la natura, quello che c'è intorno a noi, i prodotti, le invenzioni che facciamo, è praticamente una visione che si è sviluppata, che poi è diventata frequenza perché abbiamo dato questi impulsi, che poi qualcuno ha avuto l'idea e l'ha sviluppata e poi il prodotto, la materia nasce per una frequenza di una visione iniziale. Sì. L'importante è proprio quello di riuscire ad attivare un punto del nostro cervello che viene chiamato sistema di attivazione reticolare, che è il focus attentivo. Nel momento stesso in cui c'è il focus attentivo, canalizziamo la nostra attenzione, canalizziamo la nostra energia su quel punto, su quell'idea e questa diventa reale, prende forma sotto tutti i punti di vista. In effetti la più famosa di queste forme, pensiero, è il famoso golem dei ghetti ebrei, ebraici. Il golem è una figura che una volta all'anno, in una data precisa, si presentava nei vari ghetti ebraici e nelle comunità ebraiche e portava via in quella notte le persone che erano state malvagie o che non avevano seguito del tutto i dettami ebraici. E era talmente forte la convinzione di questo golem che in quella precisa notte lo si poteva incontrare per strada come forma manifestata, reale. Questo è proprio scritto, narrato, non è una cosa inventata, scritto, narrato in più libri, in più esperienze, anche nella tradizione orale ebraica. E il golem è proprio rappresentato in vari testi come questo mietitore, questo punitore, questa nemesi ebraica che serviva per ricordare a tutti che bisognava essere comunque
dei buoni ebrei per evitare di essere portati via durante quella notte dal golem. Grazie. Quindi sì. Il nostro focus attentivo, il nostro focus mentale, non solo crea semplicemente delle idee, ma queste idee possono poi rendere vivere di vita propria, con delle regole che gli abbiamo dato noi, ma che agisce secondo sue volontà. Bene. Carmen dice, può farci sentire una frequenza? Dunque, l'audio, Sergio, non è molto facile, non so perché, non so, il telefono generalmente è più chiaro, ma penso che con questo audio, dunque Carmen, le frequenze sul sito che ho messo prima, c'è già un esempio di frequenza, no? Giusto? Su Nesfit It. L'ho messo di... Io non so come si sentirà, io posso far sentire un pezzo di una traccia, è una traccia che viene chiamata isoconica, nel senso che si usano le stesse frequenze neurali, ma diventano isocroniche perché hanno una portante diversa, queste sono questioni tecniche che non sto a spiegare, però sono una portante diversa che può essere utilizzata per avere lo stesso effetto anche senza cuffia. Quindi questa io l'ho usata su una base di un bosco, di sonorità di un bosco, e c'è tutto l'aspetto trifasico dei binaurali che possono essere ascoltati anche senza cuffie. Io adesso non so quanto e in che modo si riuscirà a sentire, se bene o male, questa cosa. Credo che comunque già con l'ambiente che abbiamo creato sicuramente le frequenze potranno sentirsi ugualmente. Io devo fare sentire qualche minuto di questa traccia. È un bosco, immaginate semplicemente che state camminando in un bosco e poi si arriva vicino a un torrente. Ma forse, Sergio, l'audio è difficile, ci sono interruzioni. Io magari farei un'altra trasmissione dove ci prepariamo un po' prima, chiariamo i tuoi microfoni, perché essendoci interruzioni penso che non sia ottimale farla adesso, però decidi tu, eh? Come vuoi. Cioè l'audio è un po' difficile, ogni tanto viene interrotto l'audio, quindi penso che... però appunto decidi tu, cioè non arriva poi con interruzioni, di farlo magari un'altra volta con... volentieri di dire questa serata facciamo un esperimento e quindi di farlo con un buon microfono per valorizzare appunto quello che stai dicendo. Lori scrive, no, vero? Potremmo fare qualche cosa ancora di più grande, di più bello. Sì, poi probabilmente posso potremmo eventualmente fare qualcosa di più bello. Potrei, allora, io estrapolo e quindi eventualmente domani in giornata ti manderei presso l'istituto, no? una traccia in MP3 dove le persone possono richiedertela direttamente e la possono scaricare. Benissimo. E la puoi inviare. Possiamo metterlo direttamente in questo chat, no? Esatto. O come dici tu. Lori scrive, è vero che i suoni dei grilli sono uguali ai suoni delle stesse galassie? Ah, sì, è stato fatto un esperimento dove hanno notato che le frequenze utilizzate dai grilli sono simili ai suoni che arrivano e vengono registrati dai grandi telescopi e i grandi radar che analizzano hanno un monitoraggio completo sul sistema della nostra galassia e del nostro sistema solare. Sì, in effetti sì. I grilli hanno le stesse frequenze, hanno quindi frequenze e sonorità che vengono tranquillamente sovrapposte senza grossi problemi alle frequenze registrabili da ciò che viene intercettato dalla galassia, dal cosmo.
Bene, dunque, quello che c'è nel tuo sito, perché anche se tu, se facciamo anche un altro, se tu me lo spedisci, da qui ho un buon microfono, perché adesso col microfono registro il tuo audio e che quindi è un po' difficile, quindi veramente se me lo mandi prima possiamo eventualmente fare un nuovo incontro, esperienza, sentendo e poi ognuno può dire quello che ha sentito, no? Sì. Ok, se facciamo un'esperienza diretta perché nel campo di risonanza che creiamo, poi magari si sente questo in un modo diverso, ognuno dà poi dice quello che ha visto o sentito, è già un'esperienza, no? Esatto. Bene. Bene, che bello. Siamo il nuovo mondo, siamo la scienza, perché siamo sempre all'avanguardia e ognuno di noi, come vedete, prima o poi toccherà anche a te, caro telespettatore, perché tutti ci attiveremo e quindi in questo campo fantastico che Sergio ci sta presentando, a me più parli e più domande escono fuori, no? Cioè più entusiasmo ho, anche se ho seguito, ho fatto anche un congresso, una conferenza su questo tema con 10-15 diversi esperti, però per me è sempre qualcosa di bello, di nuovo, perché ognuno presenta un nuovo aspetto di questa ricerca che poi in fondo è la natura, la realtà non l'abbiamo inventato noi, ma capiamo solo i meccanismi della natura, mettiamo a disposizione questi utensili per riequilibrarci, per poter essere sempre più noi stessi, avere più forza, dormire meglio, vedere con più chiarezza, poter fare no i nostri passi sempre in un modo sempre più chiaro e intenso. Bene, hai c'è ancora qualcosa, Sergio? Se non ci sono domande, se non ci sono altre cose, penso che abbiamo toccato parecchio, parecchio Sì, in questi nostri quasi 50 minuti di conferenza e di intervista. il cerchio è rotondo adesso, sì, lo sento anch'io. Sì, è molto bello. Darei solo questo piccolo omaggio da fare, questa piccola pillola da fare a casa. Nel momento stesso in cui ci si sente veramente bloccati, in difficoltà, pensare semplicemente di fronte a una reale difficoltà, pensare semplicemente a una frase, a una piccola frase che agirò adesso. In questo modo, con agirò adesso, si mandano i due emisferi in tilt e quindi per il nostro emisfero che elabora, il nostro emisfero sinistro, la cosa non sta avvenendo perché ce l'agirò, mentre per quello emozionale, tranquillo e sereno, dice: posso farlo, e nel cui avremmo insieme un'azione senza paura. Quindi nel momento stesso in cui ci sentiamo bloccati per fare qualche cosa, abituiamoci a questa pillola del agiamo adesso. Prende in giro un po' il cervello, ma il risultato è straordinario. Perfetto, è questo proprio un po' una chiave della natura. Agirò adesso. Bellissimo. Bene, quindi possibilmente, probabilmente organizzeremo una nuova serata esperienziale con una cioè con una di queste Grazie. tracce. Quindi sì, grazie, aiuti, il mio italiano è proprio dopo 40 anni di Germania è limitato. E quindi avviseremo, scriveremo sempre in questo gruppo, quindi abbonatevi,
a questo Istituto Mondiale di Intelligenza Intuitiva, perché qui faremo anche lì, caricheremo tutto quello che ci serve e poi naturalmente iscrivetevi adesso, siamo il 6 agosto e il 29 ottobre. Vi faccio vedere anche la pagina dove si lavorerà e faremo esperienze. Esperienza. Prima l'esperienza e poi la mente, poi se ne può parlare di. Quindi l'esperienza è la base di tutto e questo offriamo di fare corsi esperienziali nel contesto in cui ne abbiamo parlato prima. Grazie Sergio. Grazie a te, grazie a voi tutti che mi avete seguito e alla prossima. Alla prossima. Buonanotte, buonanotte. No, tu non vai ancora a letto. In Italia si esce a quest'ora, in Germania Beh, sono già tutti a letto. Vabbè. ma Buona serata. noi cinquantenni sì, diciamo che siamo i vicini. Sei a Torino, Sì. no? Le frequenze di Torino le hai mai sentite? A Torino c'è tanto traffico di frequenze perché è una delle città più magiche ed esoteriche, quindi c'è di tutto e di più qui. E quindi ci guardiamo una volta insieme, possiamo fare, se vuoi, io sono anche specialista nella genetica del territorio, ci guardiamo, se tu trovi altre persone disposte, 3, 4, 5 persone disposte ad agire adesso, Sì. ci guardiamo a livello intuitivo le frequenze di Torino e leggiamo sul territorio. Va bene. Ne parliamo. Certo. Benissimo. Grazie e buonanotte, ci sentiamo e poi vi comunichiamo su questa pagina Istituto Mondiale di Scienza Intuitiva le prossime attività. Grazie, buona serata a tutti e come si dice anche in Deutschland, bald, a presto. A presto. Cosa fai adesso, Sergio? Esci o vai a letto? No, adesso do da mangiare ai gatti, poi vado a letto. Ok, va bene, ciao, buonanotte, No, ciao, arrivederci a ciao, ciao, tutti. Ciao. grazie, ciao. Bene, anche a voi la qualità oggi andava bene, quindi era abbastanza fluido il video. Vi ringrazio e alla prossima, mercoledì con Giuliana Conforto, la dottoressa Giuliana Conforto. Professoressa di quantistica, mente quantistica. Buonanotte, ciao. E fate il link, date il link di questi video e aiutateci, ma soprattutto di questo progetto europeo, no? Farà piacere se vi iscrivete, se collaborate a questa grande visione di creare, di vedere la sfera Europa e di portare i geni, di collegare i geni per una nuova civiltà, una nuova possibilità, con piccoli passi, grandi salti. Ciao, buona serata. Silvia!